I am my own special creation. TZ 101. Buonasera Tommy. Ma buonasera. Come va? Sono giornate un po' intense perché io ho deciso appunto di prestarmi a una raccolta di indumenti, farmaci e è una bella cosa, Sì, anche perché io pensavo di cavarmela, in realtà sono andato lì a consegnare vestiti e cibo. Dopodiché una donna mi fa: ma tu mi sembri abbastanza in forma, vieni qua, fai le scatoloni. Allora, ti hanno messo alla catena di montaggio. Ho scoperto che alle donne ucraine non si può dire no. Vabbè, ma come avresti fatto a dir di no? Dai, non si può. A un certo punto mi ha fatto molto ridere una che mi fa: a me non frega un cazzo, grande fratello, piccolo fratello, vai, aiuta, non rompere i coglioni. Benissimo, vado di corsa. Beh, giusto. No, senti Tommy, davvero bravissimo per quello che stai facendo. Mi ha fatto sorridere la cosa delle paperelle, lo volevo dire, perché davvero in questi giorni cerchiamo tutti un po' di serenità come possiamo, e la cosa delle paperelle è stata veramente veramente carina. E dici: vabbè, ormai vado anche a dare il pane alle paperelle, giusto per cercare di staccare un attimo la testa dalle notizie che... Ma sì, perché ti viene voglia di normalità. Sì. Mm-hmm. Quindi quello, le paperelle, cosa c'è di più normale che dare da mangiare alle paperelle al parco? Comunque sì, poi ti posso dire che diventa, come dire, a parte contagioso questa cosa di fare del bene, ma poi quando sei lì non riesci neanche più a staccarti. Perché sei talmente contento di poter fare concretamente, no? Perché è vero che si possono fare tante cose anche dai social, però poi alla fine a caricare i tir bisogna metterci, come dire, le persone, no? Sì, e quindi certo, quando ti metti lì a farlo, dici: ma sai che sto anche bene qua, nel senso che non mi pesa, perché stai facendo, cioè almeno ti senti parte veramente di quello che sta succedendo, no? E non ti limiti solo a dire: ho paura, perché abbiamo tutti paura. Però certo, ti passa anche un po' la paura, perché lì stai veramente con gente che ha i figli che non possono tornare in Italia, allora metti anche un po' in prospettiva le tue di paure, perché so paura io, allora una mamma che ha un ragazzino di 19 anni che non può tornare indietro perché ne ha compiuti 18, cosa deve avere? No, certo, sì. Bisogna un po'... Cioè, la nostra paura è una paura molto paracula, nel senso che non stiamo vivendo nulla di quello che stanno vivendo loro. Sì, però esatto. Bisogna, come dire, mettere un attimo in fila, secondo me, in questo momento le priorità. Non c'è dubbio. Poi a me fanno una grande emozione e senso di amicizia. Ma sono stupendi, guarda. E poi tra l'altro c'era un... Un'altra perché... cosa. Sì. Le donne sono bellissime. Bellissime, ma poi a parte che hanno una forza, cioè le donne ucraine, tu vedi, ti posso aiutare, ma fatti i cazzi tuoi. Queste stanno alzando tipo scatoloni di 45 kg. Cioè, non hanno proprio un senso pratico. Io ho visto dei volti femminili di una bellezza assoluta. Sì, e devo dire che la bellezza è uguale anche dentro, perché sono veramente proprio persone che quel po' che hanno se lo strappano per dartelo. È vero. Beh, l'hanno dimostrato. No, l'hanno dimostrato, e poi soprattutto ti danno, a me mi hanno dato una carica, una forza, perché tu veramente pensi, io che ho tutto quello che uno potrebbe avere nel mondo ce l'ho, e paradossalmente no, sempre qualcosa che non va. Lì a un certo punto, quando tocchi il fondo, come dire, quando ti toccano queste tragedie qua, entri in una modalità di sopravvivenza dove tutte le emozioni vengono messe in secondo piano, no, e subentra il qui e ora, no? Siamo qui e ora, dobbiamo caricare quel furgone. E quindi in questo modo esorcizzi un po' quelle che sono le paure, o quelli che sono, come dire, tutti quei sentimenti che poi magari ti portano a dire: c'ho l'ansia, voglio stare a casa perché ho paura. Non serve a niente, in realtà, non c'è niente di cui aver paura in questo momento. Bisogna aver paura di non fare abbastanza, ecco, questa è la paura che bisogna avere. Sì, bisogna aver paura di non fare niente, ecco, quello esatto, forse, no? Sì. Ma c'è un... vabbè, ovviamente se seguite le stories di Tommaso Zorzi, lì ci sono tutte le indicazioni anche per riuscire a fare qualcosa, aiutare. Sì, cioè... Io sto collaborando con la Chiesa Ortodossa di San Gregorio. Ah, e tra l'altro c'erano un sacco di parroci nostri della Chiesa Evangelica Apostolica che aiutavano i parroci ortodossi, ed era veramente favoloso, cioè proprio bello vederli tutti insieme, bellissimo. Perché poi veramente lì poi si riduce tutto a quello, no? Siamo persone che aiutiamo altre persone a prescindere dall'abito. Proprio devo così dire che...
proprio così. A me fa parte, però no, no, è che sì, sempre pensi un po' di scadere nella retorica, però poi banalmente è questa. No, però io ero lì fisicamente, quindi cioè la retorica non la fa dal divano, quando sei lì non stai più facendo retorica, ma ti rendi conto che poi alla fine è così. Proprio così. Quindi invito chiunque a farlo, perché servono, adesso stanno partendo un sacco di tir, so che da Milano partono da Segrate, ma credo che ci sia così in tutta Italia, proprio di genere di prima necessità, quindi informatevi quello che serve e fate una piccola spesa o magari cose che avete già in casa. Ah, ho visto qualunque. Che tu hai preso dei biberon anche. Io ho comprato, cioè non ci sono più biberoni in Porta Venezia, mi piace, mamma è di Porta Venezia, ma praticamente ho svaligiato perché servivano biberoni, perché poi servono anche cose così che magari non ti vengono in mente. È vero. Perché arrivano lì i bambini, come fai a dar da mangiare? Servono i biberon, servono i tutori, servono le stecche per ingessare, serve un sacco di roba. Certo, ma mi ha fatto sorridere, hai fatto una stories con un parroco. E Don Abbondio si chiama. Che si chiama Maurizio Don Abbondio. Ma ti rendi conto? Il parroco della chiesa ortodossa a Milano si chiama Don Abbondio, l'ho trovato una roba stupenda. Cioè, sembrava di stare in un libro. Bello, eh? Sì, era meraviglioso, meraviglioso. Don Abbondio, ma pensa a te. Sì. Però la cosa più divertente è Grande Fratello, Piccolo Fratello, vai. A me non frega niente, tu hai due braccia, ce le hai bene, vieni a caricare il furgone. Fantastico. Ma hanno ragione. Perché forse poi noi crediamo, anche chi lo fa, ovviamente stiamo scherzando, però chi lo fa no, che dice arrivo lì, porto due pacchi di cerotti, il mio l'ho fatto. No. No, che poi il cerotto va messo nella scatola, la scatola va chiusa e poi va messa in un punto. Cioè, è tutta una catena di montaggio, quindi chi può si metta proprio a disposizione, perché in questo momento quello che serve di più sono proprio volontari, sono le persone. Ah, sai perché cosa? Dicevate alle 4 del mattino servono volontari? Io vado questa mattina alle 4 del mattino perché caricheremo dalla chiesa ortodossa a Piazza Santa Francesca Romana, che è una piazza lì dietro, dei furgoni che poi andranno a Segrate e verranno caricati dei tir che poi andranno sul confine tra Polonia e Ucraina. Ok, quindi se per caso qualcuno... Ma no, ma scusa, voglio elogiare Tommaso. Certo. Che fa queste cose. Certo. Sì. È l'unico che io conosco che sta facendo questo. Che si mette in prima linea. Sì. Ma guarda, ma ti dico che è una roba che diventa, come dire, cioè non ne puoi più fare a meno. Quando inizia, credimi, quando inizia ad aiutare, ti rendi conto di quanto, perché c'è proprio veramente quanto il tuo aiuto sia d'aiuto. Non è quella cosa che fai da casa, certo, no? Certo. E fai parte di una catena di montaggio. Se non ci sei più tu, ti rallenta tutto. Qui ti senti anche in colpa a fare pranzo. Io non ho fatto la pausa pranzo oggi perché ti sentivi in colpa a dire no, ma se me ne vado a mangiare, poi rallento tutti. Quindi arrivi a fine giornata che praticamente ti vedi un attimo doppio. Sì. Dai, bravo. Ci vedi doppio, però poi stai anche meglio, come dicevi giustamente. Bravo. Tu. Sono tanti messaggi per te, Tommy ha il cuore grande, Tommy grazie per tutto ciò che stai facendo, la mia mamma è ucraina e non sai quanto mi faccia bene sentire queste parole. Tanti messaggi qua al 331 80 90 101. Grazie. Tommy, abbiamo il disco per... di Costanzo, vuoi farlo? Sì. Lo facciamo? Assolutamente, sigla. Vai. Disco Zorzi per Costanzo. Eccoci qua. Allora, facciamo un in bocca al lupo al neopapà Tiziano Ferro, che è diventato papà di un bambino e una bambina. Sì. E quindi volevo condividere con voi un pezzo che forse è uno dei più belli di Tiziano Ferro, che è L'ultima notte al mondo. Sì. Meraviglioso, bravo Tommy. Che non si avvicina L'ultima notte al mondo, per quanto no, a sì, volte ecco. Ci sembra. Sì, a volte ci sembra di essere un po' sopraffatti da tutte queste notizie. Però tanto in bocca al lupo e tanti auguri a Tiziano Ferro. E un grande in bocca al lupo. No. Qui ogni tanto è l'ego che scarliga. Sì, dicevi a me. Non stavate parlando di me. No, però volevo anche dirti e ribadire quello che ha detto Costanzo. Bravo Tommy, massima... Insomma, solidarietà, bravo, siamo molto orgogliosi. Bravo, che perché io conosco solo lui che sta facendo questo. Quindi. Grazie mille. Grazie, un abbraccio, ragazzi. Tommy, e facci sapere come va. Grazie a Tommaso Zorzi. Su R101, facciamo finta che tu sia.